Benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi sarà il primo vlog di due vlog, spero ne verranno fuori, sul nostro viaggio nella Lapponia finlandese. Vi do un po' di contesto. Allora, stamattina siamo partiti prestissimo, infatti io ho gli occhi che mi fanno un po' male. Siamo partiti alle 4 di mattina da casa per poi arrivare alle 6 di mattina a Bergamo e avevamo l'aereo alle 8 di mattina. Siamo all'aeroporto di Bergamo e la vista oggettivamente è molto bella. Lì non si vede bene, ma penso che sia Bergamo. Buongiorno, siamo arrivati in Finlandia. Vi faccio vedere un attimo l'aeroporto di Helsinki perché è bellissimo, ve lo giuro, proprio nordico, minimalista, bellissimo. Qui ci sono le sedute, qui non si veda, c'è tutto il bosco, anche sull'aereo si vedeva tutto il bosco, bellissimo, paesaggio stupendo. Poi ci sono tutte queste sedie di legno, c'è tantissimo legno, guardate anche qui che meraviglia, è super luminoso. Guardate proprio il design, ci sono questi, la libreria, queste sedie di legno, vedete, tutto legno, anche prima era tutto legno. Questo è un posto per lavorare se hai bisogno. Oh, stupendo, bellissimo, veramente bello. Hanno un menù vegano che è praticamente quello normale ma con tutti gli ingredienti vegani, e anche il formaggio vegano. Anche tutte le salse sono già naturalmente vegane, quindi fanno prima. Abbiamo preso per pranzo questo hamburger e queste patatine, sembra buonissimo. Ma guardate che bello questo aeroporto con tutte le vetrate così, proprio bello. Vabbè, comunque adesso siamo appunto all'aeroporto di Helsinki e siamo qui e abbiamo 4 ore di scalo perché alle 16 e un quarto prenderemo il prossimo volo che ci porterà a Ivalo. Vi metterò tutta la mappa. E in realtà c'era anche l'opzione di prendere il treno, perché praticamente c'è un treno che è il Polar Express, bellissimo, che va da Helsinki a Rovaniemi e ci mette 8 ore. Io avevo valutato questa opzione, solo che volevo andare più a nord di Rovaniemi, perché dopo scenderemo a sud e ripartiremo da quella città. E quindi col treno diventava tipo una cosa troppo lunga, arrivavamo troppo tardi. E poi la mia paura, quando ho prenotato questo viaggio, ovviamente non sapevo che meteo ci sarebbe stato, quindi la mia paura era dire: io mi faccio la notte in treno, mettete che quella notte c'è l'aurora e noi ce la perdiamo perché siamo in treno da qualche parte, non la vediamo. No, per me era inconcepibile perdermi la possibilità di vedere l'aurora in una delle notti che eravamo qui, quindi alla fine ho deciso di prendere l'aereo. Comunque la Finlandia è bella lunga. L'aereo interno Helsinki-Ivalo mi sembra duri un'ora e mezza. Infatti anche il ritorno, che facciamo diretto da Rovaniemi a Bergamo, tipo dura 3 ore e 55, dura tantissimo, non me l'aspettavo così lungo il volo. Comunque, questo è il contesto, stiamo ancora aspettando, sono circa le 2:30 di pomeriggio. Io mi sono già messa comoda, mi sono già messa già questa felpa che io adoro, perfetta per l'inverno, che mi sa molto di invernale, neve e tutto quanto. E quando arriviamo lì dovrebbe nevicare, quindi un minimo di neve ci dovrebbe essere. Noi siamo contentissimi di andare al freddo, perché sia io che mio marito siamo amanti del freddo, siamo amanti dell'inverno. Già all'aeroporto ci siamo innamorati di questo posto. Direi che ci vediamo quando arriviamo direttamente e sarà già notte, perché su, oltre il circolo polare artico, adesso il tramonto è alle 3:30 di pomeriggio, quindi prestissimo. Siamo appena atterrati a Ivalo e è nevicato oggi, perché stiamo camminando su un'abito. Vedete? Bello, sì, va bene. Piccolo, piccolo supermercato, vi giuro, c'è tipo un supermercato ogni mezz'ora. Siamo venuti a fare una breve spesa prima di arrivare nel nostro alloggio, perché così abbiamo almeno la colazione per domani. E io mi sono presa dell'hummus per fare dei panini con hummus e pomodori per il pranzo, e ci siamo presi anche le cose per fare per cenare stasera. Ho trovato un pochino di cose vegane, poche, però l'ho trovato. E ho trovato anche uno yogurt dell'altro che non si trova ancora qui in Italia, quindi vedremo, è tipo Greek style.
Volevo un po' di mirtilli per colazione, però mi ha preso male. Vabbè, 300 grammi di mirtilli, ok, 9 euro. Ho detto no, vabbè, prossima volta. Quindi abbiamo preso delle mele. Siamo arrivati nel nostro appartamento, è carinissimo, tutto un po' in legno, appunto un appartamento di montagna, e qui intorno c'è anche un pochino di neve perché oggi ha nevicato un pochino, quindi dai, è comunque bello con la neve. Abbiamo preso delle verdure congelate e delle polpette vegane pronte al supermercato e onestamente penso andremo avanti più o meno di queste cose per questi giorni. Domani con la luce vi faccio il room tour perché è piccolina ma è molto carina, e niente, buon appetito perché abbiamo famissimo. Allora, praticamente stasera vorremmo uscire per provare a vedere l'aurora. Il punto è che abbiamo scaricato quest'app Aurora proprio, e qui ti mostra dove è possibile sia vedere l'aurora, quindi probabilità, e qui sarebbe il posto in cui c'è la probabilità, però ti fa vedere le nuvole e quindi tutto messo insieme. Vedete che, ad esempio, qui probabilmente si sta vedendo, ma qui dove ci sono le nuvole no, ed è qui dove siamo noi. Quindi noi volevamo uscire, ci siamo anche già vestiti, però non ha senso, cioè siamo usciti un attimo ma ci sono proprio le nuvole, quindi capiamo se uscire dopo, se le nuvole si sposteranno. Buongiorno, oggi è giovedì 31 ottobre, la serata di Halloween, ma noi di Halloween quest'anno proprio ce ne frega zero. Ieri sera alla fine volevamo andare a caccia di aurore, il punto è che qui, allora, la base per vedere l'aurora boreale è il fatto che non ci siano le nuvole. Se ci sono le nuvole ci può essere anche l'aurora più pazzesca sul cielo, ma tu ovviamente non la vedi. E le nuvole sono tipo andate via alle 10 di sera, e ormai secondo me era tardi, abbiamo visto che l'aurora era forte tipo alle 7-8 di sera nei posti in cui c'è stata, nei posti in cui non c'era nuvoloso, quindi non abbiamo visto nulla. Volevamo uscire, alla fine siamo usciti, abbiamo guardato su, era nuvola, abbiamo detto vabbè, aspettiamo che non sia nuvolo. Poi ci siamo un po' appisolati qui, c'era caldina eccetera, io ogni quarto d'ora uscivo per controllare, e alla fine alle 10 appunto sono sparite le nuvole ma non c'era più niente. Vi ho fatto vedere le foto ieri del cielo stellato e effettivamente tipo in una si vedeva un pochino di verde, ma vi giuro si vede assolutamente solo in foto, però c'erano delle stelle veramente, vi giuro, incredibili, bellissimo, solo che a me il buio fa paura e quindi non mi allontanavo più di tanto perché da sola il buio e il freddo mi fa un po' paura. Comunque stamattina sono le 7:40 di mattina, mi sono fatta la mia colazione, ho provato questo yogurt Greek style dell'Alpro, di soia proprio, sì, direi principalmente soia, senza zuccheri, è abbastanza buono, sa di yogurt di soia solo che è molto più denso, sembra quasi budinoso, lo preferisco devo dire allo yogurt un pochino più acquoso. Poi ho della granola, mi sono messa una mela dentro la tazza e mi sto godendo la colazione così, granola, mela e yogurt. Mi sono fatta anche un tè, vi faccio vedere fuori, e stamattina prima di partire magari vi faccio vedere brevemente l'appartamento, non penso ve lo farò vedere mai con la luce del giorno perché di giorno non penso saremo mai qui, però vi faccio vedere fuori, c'è proprio la luce dell'alba che sta durando da tantissimo, insomma qui anche ieri il tramonto sull'aereo è durato tantissimo. E qui siamo tutto circondati appunto da foresta, come vedete è leggermente nevicato, proprio leggermente, e qui c'è tutto l'appartamentino, bellino comunque. Vi faccio fare il tour della casa, si entra, dopo vi faccio vedere anche l'entrata. Allora qui c'è l'appartamento, qui c'è un armadio, ovviamente abbiamo già apparecchiato la nostra roba, lo specchio di cui vi parlavo ieri, qui c'è il bagno, molto semplice, unica cosa che non ci fa impazzire è il doccino senza vetro, vabbè, e qui c'è bagnato, e qui c'è, vedete lì c'è la finestra, e qui c'è la sauna. Mi sa che stasera la proveremo, sono molto curiosa, quindi è proprio la nostra sauna privata. Qui poi c'è l'appartamentino, la cucina, carina, attrezzato con tutto ciò che ci serve, il tavolo molto carino per fare colazione e cena, questa è la vista che vi facevo vedere con un po' più di luce, divano, decorata molto bello, non troppo, beh dopo vi faccio vedere da fuori, e qui c'è la stanza da letto e qui c'è il camino che si può usare. E appunto qui è la stanza a letto, con anche qui la vista su dove siamo, sul nostro, diciamo, non so come si chiama, si chiama
Arctic Sky, non so se è tipo un resort, non lo so, comunque sono degli appartamenti fondamentalmente. E niente, questo è l'appartamento, secondo me è molto carino, devo prendere le chiavi. Oggi mi sono vestita, me la sto un po' rischiando, devo dire, ovviamente calzini di lana sotto i collant, tipo da sci, jeans, maglia maniche lunghe, maglia termica e dopo giacca, sciarpa e cappello e guanti, eccetera. Speriamo, in realtà non c'è estremamente freddo, ci sono tipo, ci saranno meno 2, meno 3. Questo è com'è il nostro appartamento. Fuori vedete il sole, cioè c'è ancora l'alba, ve lo giuro, l'alba c'è da tantissimo ed è tutto un pochino innevato, non tantissimo ma un pochino. È bellissimo, ci sono ancora i colori dell'alba. No, io sono, è troppo bello. Sia io che mio marito siamo fan del freddo di questi paesaggi. È meraviglioso, è un sogno. Siamo stati fortunatissimi che ha nevicato proprio in questi giorni perché prima non aveva per niente nevicato e quindi ovviamente il paesaggio è completamente diverso, è innevato. Quindi siamo stati fortunati e chissà, magari un giorno riusciremo a venire anche quando c'è proprio tanta tanta neve, però vi dico anche così è meraviglioso e se non altro le temperature sono fattibili, cioè adesso sto ghiacciando perché non ho la giacca perché se andiamo in macchina, quindi sto gelando, però è bellissimo. Ci siamo fermati lungo la strada, abbiamo trovato questo lago proprio appena appena ghiacciato, perché belli paesaggi, adesso c'è un po', siamo all'ombra, però poi quando c'è il sole è tipo sempre i colori dell'alba, adesso dopo cerco di farveli vedere. Comunque, oddio, ho paura di affondare. Non ho le scarpe da neve, ho gli scarponi tipo da trekking. Dai, che belli questi alberi con un po' di neve sopra. Aiuto. Sono bellissimi. Ho tirato fuori il mio cappello da fungo. Non so quanti gradi ci siano. Cioè, adesso ovviamente sono in pile perché siamo usciti un secondo dalla macchina, ma ovviamente dopo starò in giacca da sci. E tra l'altro sto anche pensando di cambiarmi i pantaloni e mettermi i pantaloni da neve. Mi sono messa i jeans perché oggi vorrei andare anche a un museo. Ed è all'interno, quindi poi ho paura di avere caldo. È bella ghiacciato la strada. Era bellissimo. Quanti gradi ci saranno adesso? Almeno Meno più di 10. meno 5 sicuro, almeno Più di 5 di meno meno 5. 5. No, non farlo! Non farlo! Hai sentito il crack? Non vi avevo detto la nostra destinazione di oggi, siamo a Inari, che è un'ora più a nord rispetto a dove siamo, ci siamo fatti una retta di macchina e siamo venuti come prima tappa, beh, come prima tappa siamo passati al supermercato per prendere uno snack e poi siamo venuti qui sul lago semi ghiacciato. Il lago di Inari è abbastanza famoso perché in realtà è enorme, ha tutte queste isolette in mezzo e niente, ci facciamo un po' una passeggiata qui finché reggiamo con la temperatura. Molto bello, la luce è stranissima, ve lo giuro, sembra o alba o tramonto, non sembra mai giorno, cioè per oggi non sembra mai giorno. Poi abbiamo testato quanto fosse effettivamente ghiacciato il lago e vedete quel sasso l'abbiamo lanciato noi e anche un sasso in fondo e non sono caduti, però quello ha spezzato un po' il ghiaccio. Vedi, l'ha spezzato, però dopo è rimbalzato. Però guardate che bello il ghiaccio, tra l'altro non so se si sentirà ma fa un suono pazzesco. Tra l'altro tutte le che belle bolle qui. Muore! Ti sei bagnato i piedi? No. Scemo, ogni volta te la rischi. Temperatura non si sta malissimo, c'è freddo, siamo belli bardati. A parte un po' alle mani, non si sta malissimo. Ma che luce strana! Cioè, vedete, sembra quasi tipo le 5 di pomeriggio col tramonto, in realtà sono le 10 di mattina. Stiamo facendo un percorso, un trail, non so, si chiama Yutua Trail. La luce di giro è stranissima, è sempre bassa. Che ore sono? Sarà mezzogiorno. È stranissima, la luce è bassissima. Cioè, vedete, il sole è lì. Comunque, qui c'è il fiume, il ponte. Qui c'è una capannina in cui, immagino, d'estate, tipo si può fare il barbecue. Che figata. Bellissimo. E qui c'è tutto il posto un po' innevato con tutti gli alberi. Molto carino, questo in realtà è il periodo perfetto per camminare, perché comunque c'è il paesaggio un po' invernale così, ma non c'è ancora troppa neve, se no dopo devi andare proprio con i moon boot, invece adesso c'è poca neve.
È chiuso? Ma come? No. Siamo appena tornati dalla nostra passeggiata. Devo dire che secondo me lui dice che 4-5 km li avevamo macinati. Sono molto soddisfatta. L'app dell'iPhone mi dice che in totale oggi abbiamo fatto 6,6 km, quindi secondo me è un 5,5-6 km qui li abbiamo fatti. E sapete che vi ho fatto vedere qui i focolari, vi ho detto che le persone in estate fanno queste grigliate eccetera. In realtà le fanno anche adesso, perché abbiamo beccato tutte e due, erano compagne, da due famiglie. Si vede che lì c'è della legna in giro, cioè è già fornita, insomma. Noi ovviamente non avremmo avuto neanche l'accendino né niente, però si preparavano così a grigliare. Infatti in realtà è ora di pranzo, io non saprei, non avevo neanche niente da grigliare, lui aveva il salmone, è un peccato. Invece adesso, prima di andare al museo, perché qui c'è un museo dedicato alla popolazione Sami, alla tradizione e alla popolazione originaria, diciamo, di queste zone, ho letto su un blog, vedremo, che praticamente su una strada in particolare qui ci sono un sacco di renne. Siamo venuti in questo baretto carinissimo, che in realtà è nella sede del Parlamento Sami. E c'è questo bar, vabbè, cappuccino, Cinnamon Roll, guardate fuori. C'è proprio di fianco a me, c'è tutta la vista sul fiume, lago. Guardate che bella anche qui, tutte le vetrate, meraviglioso. Sarei volentieri fuori che ci sono dei posti, ma si ghiaccia. Vi devo dire che dopo tutto il freddo che abbiamo preso, un cappuccino ci voleva, qualcosa di caldo. E adesso stiamo andando al Museo della Cultura Sami, in cui si possono vedere appunto tutti gli attrezzi, tutto il vestiario, le case tipiche, che ho letto sono proprio le case vere del popolo Sami, che poi sono state semplicemente spostate qui perché appunto i Sami hanno smesso di vivere in quelle case e quindi le hanno messe in un museo, però dovrebbero essere proprio vere, non ricostruzioni. Il museo si chiama Sida. Sono delle immagini, il vestiario d'inverno, questi sono gli scarponi da neve e queste barre qui di legno sono gli sci. Questi si pensa fossero tutti i villaggi Sami nel 1900, quindi molta Norvegia e poi anche questo nord della Finlandia. E poi qui, ma dopo andremo a vedere un negozio di souvenir, e ci sono tutte le loro fantasie tipiche Sami, che sono le tipiche anche tipo natalizie. Quindi sì, adesso siamo nella parte all'aperto del museo e vi faccio vedere, ci sono un po' di case, credo siano anche decorate dentro, vedete? Mamma, che bello comunque. Ah beh, un altro fuoco, molto semplice, delle panche. Questa è una sauna. E... ah beh, effettivamente lì c'è tutta la posto su cui sedersi. E qui c'è il fuoco e lì proprio, penso, ci mettono l'acqua. Entriamo in una. Che bella, così tutta in legno. Divano tipo, come vabbè, ovviamente la pelliccia. Tutti i piatti, le cose usate per cucinare. Anche qui. Che bello il camino così. Chissà com'era buono il cibo cucinato sul fuoco. Questo è il pozzo. In quest'altra ci sono le stanze da letto e preparatevi perché quella statua è inquietante, cioè nel senso la vedi così, dici oddio. Qui c'è un'altra signora ed era un po' però abbastanza basso, devo dirvi la verità, cioè non so se si noti, ma vedete la differenza di statura, immagino che siano calibrati. Un altro camino, le stanze da letto, la scrivania. E qui un'altra stanza da letto. Sempre in questa parte all'aperto ci sono anche la spiegazione di tutte delle trappole che usavano per cacciare. Tipo questa. Vedete, qui praticamente attiravano l'animale all'interno
E poi quando era all'interno gli cadeva addosso questo con i sassi. E c'è mio marito che mi sta provocando per questa cosa della caccia che dice, parte la loro tradizione. E effettivamente io trovo affascinanti comunque queste trappole, soprattutto qui, raga, che non è che cresca tanta frutta, verdura e cosa. Ovviamente la caccia per vestirsi, per mangiare era fondamentale ed è una parte della tradizione. Però lui mi provoca e dice, perché c'è scritto che si caccia ancora, adesso non ce n'è più bisogno, ma prima. Ah, stalla per renne. Cioè, renne sono le loro mucche, tipo. Guarda che bello, col fiume ghiacciato lì. Siamo tornati dal museo, siamo andati anche in un negozio di souvenir, ma quelli in cui c'è tutto di generico, sia mai che ti serva qualunque cosa, e c'era veramente di tutto e non mi piaceva. Comunque, adesso abbiamo deciso di fare la sauna, anche perché allora stasera Aurora mi sa zero possibilità, perché anche sull'app non siamo proprio neanche nell'area verde, cioè non è proprio possibilità che stasera ci sia qui, anche se era la serata, fra tutte le nostre serate, in cui non c'erano nuvole, ovviamente. Quindi facciamo la sauna, ce l'avremmo fatta comunque, facciamo la sauna che abbiamo in qui, come vi ho fatto vedere stamattina, e andiamo anche a raccogliere il ghiaccio da fuori per fare proprio il ghiaccio sopra le pietre roventi. Ci deve essere qualcosa. Ah! Adesso stiamo prendendo la neve per fare la sauna. Sì, tu sei pazzo comunque, come sei uscito? C'è un freddo, ragazzi. Questo è il ghiaccio. Cioè, ghiaccio, scusate, neve. È a 60 gradi e dopo andremo qui fuori sulla neve. O questo è il programma. Però è stupendo, posso dire, dopo una giornata al freddo, venire qui, star qui e sciogliersi. Bellissimo. Sono quasi le 23, io sono cottissima. Sarà che abbiamo passato tanto tempo fuori al freddo, poi abbiamo fatto la sauna, siamo tornati fuori. Poi praticamente stasera, poco dopo cena, sono state le 20:30, esco un attimo dalla stanza. Non erano previste nuvole, quindi ogni tanto vado a controllare. Io sono abbastanza, io mi sono fissata tantissimo con l'Aurora. Cioè, so già che avremo poche speranze in questa vacanza. Comunque, ho detto, vabbè, andiamo a vedere. A un certo punto esco ed effettivamente vedo una striscina, ma non so neanche dirvi striscine, proprio è come se fosse una nuvola molto chiara. Non si vedeva tanto il colore, però si vede tantissimo attraverso il cellulare. La cosa che mi fa ridere è che dalle foto sembra un'aurora pazzesca. In realtà si vedeva pochissimo, cioè si vedeva un pochino il verde, però dalle foto si vede molto molto di più perché c'è un'esposizione altissima. In realtà quel verde assolutamente non c'era. Infatti metto anche le storie su Instagram con la foto dell'Aurora dicendo guardate che non è così, io ho fatto vedere anche il video e comunque sto ricevendo un sacco di commenti, oh mio Dio che sogno. Molte aurore su Instagram penso siano tipo la metafora più grande di Instagram, no? Non è vero quello che vedi su Instagram. Nel senso che se avessi messo solo la foto così tutti avrebbero detto oh mio Dio Chiara eccetera, lo stanno dicendo comunque anche se io ho messo che non era così, però per farvi capire che si vede veramente veramente poco, però già qualcosa abbiamo visto, la nostra prima aurora della nostra vita, devo dire che non la butto via comunque, sei il massimo che riusciremo a vedere in questa vacanza, va bene così, non so bene cosa aspettarmi perché poi secondo me dai video e dalle foto non è assolutamente come di persona, quindi vorrei capire veramente come di persona avere un'aurora grande. Comunque oggi c'era anche pochissima attività solare, quindi era proprio deboluccia, però domani sicuramente non vedremo niente perché ci sono nuvole proprio ovunque nella zona, a 3 ore da qui ci sono nuvole e dopo la notte dopo andiamo a sud. E già se vai più a sud è meno probabile vedere l'aurora e per vederla ci vuole più intensità. Si vede così, sta benissimo, è super cozy, è super confortevole questo appartamentino col camino, ci ha fatto venire voglia di accendere il camino. Appena torneremo a casa accenderemo anche la nostra stufa. Quindi stasera è stata un po' un'avventura così. Domani abbiamo un programma un pochino poco dettagliato, nel senso che io ho un po' di posti da vedere, ma non so bene metterli in ordine. Quindi domani mattina, appena sveglio dopo colazione, andiamo dalla
dalla signora che è la proprietaria di questo posto e le chiediamo. Probabilmente faremo, vorrei fare una passeggiata qui nei dintorni, che ci sono molte passeggiate tipo oggi, e poi vedremo che altre attività fare. Sono un po' indecisa perché devo un attimo capire certe dinamiche, comunque domani vedrete tutto. Scusate per questa chiacchierata senza un filo logico, ma volevo raccontarvi un po' della serata. Io spero che questo primo giorno, primo intero giorno in Finlandia vi sia piaciuto. Unica cosa, ragazzi, non vi consiglio questo periodo per venire, cioè vi consiglio almeno tipo metà novembre, perché questo periodo è veramente sfigato, perché se volete fare hiking è bello, però non ci sono né le attività che si possono fare nell'autunno presto, passeggiate per prendere i funghi e cose varie, ma non si possono fare neanche le attività invernali. Banalmente, ad esempio, secondo me le slitte con gli husky partiranno a metà novembre, che ne so, molte saune anche pubbliche. Mi sono arrabbiata perché c'è una sauna pubblica qui vicino che costa molto poco e apre l'8. Ne avevo trovata una a Rovaniemi pubblica e chiusa fino al 6. È un po' un periodo di passaggio fra una stagione e l'altra e molte attività non sono disponibili. Adesso vado a letto perché sto tutta la sera un po' al cellulare a capire che attività fare, eccetera, eccetera. Comunque, io mando un bacione, vado a letto che sono appunto le 11 di sera e sono stanchissima, cottissima, e noi ci vediamo domani mattina. Buongiorno, oggi secondo giorno qui in Lapponia e mi vedete contenta perché ieri sera finalmente è successo. Praticamente vi avevo lasciato ieri sera col fatto che avevamo visto questa lucina minuscola. Sì, cioè nel senso in foto veniva bene, però comunque molte delle foto che si vedono su Instagram sono di aurore. Così, cioè nel senso che dal vivo praticamente non si vedono. Praticamente, non voglio entrare troppo nel dettaglio, però in un posto qui vicino in cui eravamo ieri a Inari, sul lago c'è una webcam che fa live su YouTube, quindi io vedevo l'aurora di Inari in diretta. Quindi guardavo ed era più o meno come noi, no? Un qualcosa di verdino, minuscolo, perché poi dalla webcam lo accentua tantissimo, quindi vedevo questo verdino ma non si vedeva nulla. Quando vedevo le cose muoversi, invece c'è l'aurora a muoversi, ho detto... Cioè, proprio l'ho ricontrollata a caso, ero già nel letto, l'ho ricontrollata e ho detto: aspetta, vado a vedere, perché qui comunque siamo a un'ora da Inari, quindi l'aurora che si vede qui dovremmo riuscire a vederla anche qui. Esco e vedo questa aurora, vi giuro, davanti a me che si muove. Adesso vi metto il video. Ed era un po' verde, aveva qualcosina di rosso e qualcosina anche di bianco. Ed era proprio danzante, veloce. Io ero tipo: no, non è vero. Ho chiamato mio marito alla velocità della luce perché lui si stava ancora cambiando perché fuori c'è freddo, c'è tipo meno 15 gradi, quindi ti devi vestire. Lui è uscito tipo in pantaloncini corti alla veloce ed era lì: no, vabbè. E così, e quindi era veramente bellissima. Proprio qui dietro c'era tutta questa, vabbè, striscia di aurora danzante che è durata pochissimo, è dururata tipo 15 secondi, non so da quanto durasse prima, ma io sono uscita che è durata poco. Striscia di aurora così dietro la nostra casa, bellissimo. Quindi poi siamo rimasti un po' lì, siamo andati anche a un minuto in macchina da qui che c'era uno spiazzo in cui si vedeva un pochino meglio. Però vi giuro, bene come l'ho vista uscendo, non l'ho più vista. Però poi io mi ci sono ossessionata, c'è mio marito che dice che divento, cos'è, una super saiyan del freddo, non lo so. Io ieri dopo siamo rientrati, riusciti per un sacco di tempo perché fuori fa veramente freddo, perché l'aurora praticamente se tu vedi che c'è nel cielo a volte si ricarica, cioè va via, torna, va via, torna, vedi tutte queste strisce che si caricano, poi vanno via e se ne creano altre, è stranissimo. Noi non riusciamo a controllarla dalla casa, quindi devo ogni volta uscire fuori, tu non sai mai cosa ti aspetta e magari dura 5 minuti la cosa bella, no? Quindi io ogni tanto guardavo la live di Inari, uscivo. E poi andavo a chiamare mio marito. A un certo punto ho detto: dai, qui sembra che si muova qualcosa, quindi usciamo. Siamo tornati nello spiazzo un'altra volta e ci siamo stati circa 20 minuti. Io non lo so, a un certo punto non sentivo più il freddo perché ero troppo, c'ero troppo gasata. C'era lui che stava ghiacciando perché ha anche dei vestiti un po' meno pesanti dei miei. Comunque, allora mi sono addormentata con la live di Inari qui, che magari se aprivo gli occhi e guardavo se c'era qualcosa, uscivo, pronta comunque a uscire. Però poi basta, ci siamo addormentati, va bene. Anche perché c'è veramente freddo ed è scomodo uscire, rientrare, uscire, rientrare. Però è stato bellissimo. Sono
Contentissima, l'obiettivo della vacanza è stato raggiunto. Che bello, volevo raccontare perché sono tanto emozionata. E quelli veramente, soprattutto il video, quello lì dell'Alvaro Danzante, era molto molto bello anche dal vivo, cioè non era solo video o solo foto. Comunque, che bella la luce che c'è fuori, c'è ancora l'alba, sono le 9:30 e c'è ancora l'alba. Allora, siamo bardati tantissimo perché abbiamo un po' sentito la proprietaria dell'appartamento in cui stiamo e ci ha consigliato di fare questa camminata che poi è un hiking. Ha detto che è abbastanza leggero anche perché tra tutti quelli qui intorno è il più leggero. E io ho già il fiatone, vi giuro, abbiamo cominciato da 2 minuti. Cioè, Luca ha un maledetto passo veloce, vabbè, ed è consigliato anche per famiglie, quindi non dovrebbe essere troppo pesante. Il paesaggio è stupendo, bellissimo. Siamo arrivati in cima, vi faccio vedere la vista. Ma si vede. C'è freddo. E il sole non è neanche mezzogiorno, ma come vi ho detto, è sempre basso. Luca che sta aspettando che finisca di fare il vlog. Siamo proprio in cima e c'è la vista su tutte le, oddio, colline, non so se devo definirle bene montagne, però vi faccio lo zoom. C'è un bel vento, che bello. Non so se rende l'idea, ma qui ci sono tutti questi alberi ghiacciati, vieni. Con tutti gli alberi che ci sono, guarda che belli. Vieni. Si vedono un po' i fiocchetti. Si vede, che meraviglia, guardate che bello. Dove vai? Abbiamo fatto una spesuccia per oggi a pranzo e stasera a cena e abbiamo deciso di tornare nell'appartamento per pranzo perché oggi c'è veramente un freddo, ve lo giuro, un freddo. E onestamente, anche se dopo volevo andare in un altro posto, non mi andava di mangiare in macchina, dalla veloce. Quindi siamo tornati a casa e abbiamo fatto bene perché ci stiamo un pochino scongelando. La passeggiata di oggi è stata molto bella, devo dire, molto pacifica, è stato proprio un bel giro, si stava benissimo. Ci abbiamo messo un po' perché ci siamo fermati così a guardare, mi dispiace solo perché tecnicamente a un certo punto si potevano vedere le renne, noi le abbiamo viste solo una volta per strada e per l'altra le abbiamo viste ieri sera, ma cioè, ci ha proprio tagliato la strada e abbiamo inchiodato e basta. Mi sono svegliata così, quindi l'ho vista proprio di sfuggita, però comunque era molto bello anche tutti gli alberi con il ghiaccio sui rami, molto molto affascinante, mi piace tantissimo questi posti. E oggi pomeriggio, vabbè, a parte che sicuro ci rifaremo la sauna perché ieri è stata stupenda, poi privata così nel tuo appartamentino, meravigliosa. E poi adesso dopo pranzo volevo andare praticamente qui vicino, c'è una galleria d'arte di artisti finlandesi e volevamo insomma andare a vedere. C'è anche un planetario, c'è un caffè molto carino, quindi andiamo a prendere il caffè lì, però non ho la forza di stare al chiuso, veramente c'è freddissimissimissimo, anche qua adesso siamo andati a fare la spesa, abbiamo corso dalla macchina al supermercato perché veramente c'è strafreddo, giustamente perché siamo in Lapponia finlandese. Un'altra opzione che però ho scartato era quella di andare a vedere un allevamento di aschi. Sono quei centri che poi fanno le slitte con gli aschi, che adesso non si può fare perché c'è troppa poca neve, e uno faceva anche una visita, spiegava un po' come funzionava, che attività facevano, eccetera. Però costava 40 euro in due, però mi scocciava per andare a vedere degli aschi, spendere 40 euro non mi andava, poi avevano degli orari ben precisi. Che bello da fuori. Che bello questo. Io non ci capisco nulla d'arte, ma questi sono, si chiamano soffioni, quei fiori che si soffiano, 4.500 euro. Sarà una tecnica particolare dietro. Visti da lontano sembrano cipolle sotto aceto. Questo bellissimo, bellissimo. Guardate che belli anche questi. Ah, comunque questa è la mostra. Piccolina ma bellina. Che
Questo mi piace tantissimo, ve lo giuro, lo prenderei troppo per casa. Scusate le immagini un po' così, anche questo, molto bello. Beh, era un vero mito, mio padre. C'è una cosa che tante persone non sanno. Perirsi in Florida, sì, saremmo diventati come il libro. Diventati presidenti, prima o poi. Mamma mia, ma non avete idea di quanto io abbia sonno e tutto il giorno che stiamo combattendo contro il sonno, un po' perché ieri siamo andati a letto tardi e poi abbiamo avuto un sonno un po' irregolare, un po' perché, non lo so, oggi abbiamo preso un sacco di freddo, ci è partita la stanchezza e da quando siamo tornati, circa dopo pranzo, abbiamo un sonno allucinante tutto il giorno che ci riaddormentiamo, svegliamo e comunque combattiamo veramente con una biocca allucinante. Stasera non provo neanche a uscire per vedere l'aurora, uno perché non ce la faccio ragazzi, non ce la faccio, sono troppo stanca, due perché è previsto nuvolo. In realtà finiscono le nuvole circa l'una di notte, ma io dubito riuscirò mai anche a svegliarmi l'una di notte e onestamente va bene così. E nulla, io volevo filmare questa fine del vlog prima di crollare, veramente crollare, ho gli occhi che bruciano, non so se si nota. Abbiamo anche rifatto la sauna, che è veramente strapiacevole e sono molto 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 contenta di aver scelto questo posto con la sauna nell'appartamento, veramente comodissimo. Vi lascio anche il nome del posto giù in descrizione se siete interessati. Il fatto di avere la cucina è molto comodo e secondo me si risparmia anche tanto. Poi onestamente per me, anche che magari le esigenze alimentari un pochino diverse, è comodo. Questa è la prima parte del nostro viaggio in Finlandia, ci sarà il prossimo vlog in cui mostreremo i nostri due giorni a Rovaniemi, che è una città a 3 ore più a sud dove siamo ora, in cui c'è anche il villaggio di Babbo Natale, che è, non dico il principale motivo per cui andiamo lì, però quasi. Dovrebbe anche nevicare il 3, speriamo di vedere il villaggio di Babbo Natale con la neve, chi lo sa. Vi mando un bacione, grazie per aver guardato questo vlog fin qui, spero non sia troppo confusionario, spero che vi sia piaciuto vedere comunque le foto dell'aurora e video dell'aurora e speriamo di replicare l'ultima sera. Buonanotte.